Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti per essere qui. Grazie a Roberto Laimo che ha accettato l'invito al Festival Radici. E io conosco Roberto dal 1993, però non di persona, perché uscì all'epoca... Adesso non entriamo nei dettagli che capiscono che siamo vecchi. È un libro intitolato Repertorio dei pazzi della città di Palermo. All'epoca uscì nei Coriandoli Garzanti, una collana che credo oggi non esista più. E oggi il libro è pubblicato da Sellerio. C'è stato anche un passaggio negli Oscar Mondadori, se non sbaglio. E poi ho continuato a seguirlo finché non l'ho seguito proprio... sono andato a casa sua a Palermo. E adesso invece Roberto è qui a Torino. E a proposito, quando ha letto il programma del festival e ha visto che c'era un riferimento all'Uno Nessuno Centomila di Pirandello, e mi ha raccontato una cosa abbastanza particolare, no? Perché Roberto è qui a Torino da qualche giorno, però non sta in albergo. No, sto in quella che fu la casa di Franco Lucentini. È un'esperienza molto emozionante, perché negli armadi ci sono ancora i suoi vestiti, nei cassetti ci sono, non che abbia aperto i cassetti, ma nei cassetti ci sono le sue sigarette, ci sono i suoi libri che sono in una quantità che non vi dico. Ho tirato fuori uno dagli scaffali ed era il dizionario sanscrito-inglese, vi dico soltanto questo. Ed è in corso un transfer di personalità, perché ho cominciato a mettermi la sua colonia e adesso non so come va a finire. Sto ancora 10 giorni, spero di rivedervi. Noi siamo qua per parlare di radici e identità, a partire da questo titolo che abbiamo concordato. Io te l'ho proposto, io te ne proposi un paio, tu preferivi questo, Mediterraneo Culture Club, perché io ho pensato sempre, qui io tutte le volte che vengo a Palermo, la cosa che faccio sempre è andare a vedere la tomba di Federico II di Svevia, che ebbe questa grande intuizione di far convivere a Palermo, presso la sua corte, intellettuali di estrazione varia, ebrei, islamici, cristiani. E fu un sovrano da questo punto di vista illuminato, no? Sapeva far dialogare. Sì, lì nascono nello stesso tempo gli orgogli della Sicilia e anche i falsi orgogli della Sicilia, nel senso che poi su questa coinè che Federico II seppe innestandosi su una tradizione che cominciava almeno un paio di secoli prima con gli arabi e poi con i sovrani normanni, riuscì a fare di Palermo il centro del mondo. E ancora oggi, secondo me, noi palermitani siciliani viviamo di quel retaggio lì. Siamo convinti che prima o poi il mondo ci riconoscerà questo ruolo di capitale del Mediterraneo, se non altro. Il che, insomma, non so quanto sia fondato, ecco, fermo restando che la sedimentazione culturale da allora a oggi c'è stata, e venire a Palermo un turista, si direbbe, è un'esperienza straordinaria. Diverso è viverci, naturalmente, forse come in tutti i posti, perché secondo me Palermo è una città straordinaria a patto di avere un biglietto di ritorno per qualche altra parte, un posto dove hai la casa, in cui c'hai un ospedale di riferimento, anche un cimitero dove ti possono mettere sottoterra, perché fino a qualche mese fa noi a Palermo avevamo 1400 morti insepolti in uno dei cimiteri della città. E voi capite che non è una di quelle cose che, arrivate a una certa età specialmente, si affrontano volentieri. Però sì, Federico II è uno dei grandi riferimenti, poi ci sono i Florio, di cui si parla moltissimo, specialmente negli ultimi anni. Palermo si autodefinisce felicissima per questi due periodi felici della sua vita, e purtroppo vive
un po' in funzione di quei periodi, come se sempre qualcosa gli fosse dovuto. E così poi in realtà non è nel mondo contemporaneo. Anche questo fatto di essere, di definirsi al centro del Mediterraneo. E al centro del Mediterraneo se ti muovi a nuoto, ma se prendi l'aereo, cosa che ormai si fa abitualmente, io mi ricordo che sono dovuto andare una volta a, al Cairo, e per andare a Palermo la cosa più conveniente è stata Palermo-Vienna, Vienna-Cairo. Quindi capite che è molto relativo in essere geograficamente nella carta geografica al centro del Mediterraneo, perché il mondo è andato avanti malgrado noi ci cullassimo con questa idea. Senti, prima hai accennato un attimo al cimitero. Qui c'è appena stato il festival della spiritualità in cui il tema era proprio quello della morte. Siamo nel fine settimana, che sappiamo. A Palermo, in Sicilia, c'è questa usanza, no? Che sono i defunti, almeno c'era, fino al 43, poi è arrivato Babbo Natale, però fin lì... Abbiamo deciso di divertire il nostro pubblico con questo. C'erano i defunti argomenti così, vabbè. Che portavano i regali ai bambini, giusto? E poi si andava anche a parlare. A Palermo no, c'è una tradizione difficilmente comprensibile, diciamo, da Reggio Calabria in su, che consiste nel festeggiare... E non celebrare il giorno dei defunti, ma festeggiarlo, per esempio portando ai bambini i regali e dicendo questo te l'hanno portato i morti. È una tradizione che vi fa ridere, però è molto diffusa adesso, un pochino meno che in passato. E io stesso ero un bambino diciamo borderline, nel senso che avevo già la cognizione di che cosa, in che cosa consiste la morte, e avevo visto per esempio Belfagor in televisione, quindi avevo, diciamo, le mie paure, e quindi quella sera, la notte fra l'1 e il 2 di novembre, andavo a dormire sempre con una certa apprensione, e con quel genere di apprensione inversa rispetto al solito, cioè mentre di solito il bambino cerca di non addormentarsi, cerca di rinviare il più possibile, io quella notte invece andavo a letto presto, perché il mio terrore era essere ancora sveglio o già sveglio quando il nonno veniva a portarmi i regali, perché pensavo: ma come sarà adesso sto nonno? In che condizioni è? Nella migliore delle ipotesi aveva il lenzuolo in testa. E fino a 8 anni più o meno così, e poi però l'indomani mattina c'era la sorpresa del fucilino, del meccano che ti consolava, e si fanno dei dolci particolari. E per esempio si va nei cimiteri di Palermo con lo spirito con cui si va a un picnic, ci si porta da mangiare, ci si porta da sedere. Addirittura, voi sapete che a Palermo ci sono le catacombe dei Cappuccini, l'avrete vista sicuramente in qualche film, e in passato, quando c'erano diciamo, le generazioni più recenti, si portavano le sedie e si sedevano davanti al morto che era appeso alla parete. E si faceva una specie di conversazione col morto, nel senso che ci si scambiavano battute che informavano il morto delle cose sopravvenute nell'arco dell'anno precedente. La ipotesi è sposata, quello è emigrato. Si faceva in questo modo una specie di salottino che ancora oggi si fa con ragazzini che giocano a pallone nel cimitero. Il 2 novembre i cimiteri di Palermo pullulano di attività, perché secondo me il rapporto con la morte di noi siciliani non si esaurisce nella tragedia. La tragedia c'è senz'altro, ma all'interno di ogni tragedia siciliana c'è sempre un nocciolo di commedia. Inevitabilmente, quando si arriva al culmine della tragedia, subentra la commedia. Io in un libro ho infilato anche il funerale di mio padre, che fu una specie di vaudeville a un certo punto. C'è, per tornare al tema del festival, un'identità
siciliana riconoscibile oggi? Ma guarda, ce n'è tante. Se fai poi il mestiere di scrivere in Sicilia è fin troppo pesante questa, perché tu senti incombere, hai proprio qua attaccato un cuollo, direbbero i napoletani, Pirandello, Verga, Sciascia, Brancati, Bufalino, Vincenzo Consolo, e senti il peso di queste eredità, per cui se fai il mestiere di scrivere in Sicilia difficilmente riuscirai a scansare questo destino, mentre gli scrittori di tutto il resto del mondo, chi più chi meno, chi prima chi poi, si affranca dalla propria dal proprio passato, dalla propria radice. Invece gli scrittori siciliani continuano a girare intorno ai temi della Sicilia, anche quando, come Vincenzo Consolo, hanno passato tutta la loro vita a Milano, tornavano in Sicilia col pensiero, con la penna. Difficilmente, se nasci scrittore in Sicilia, puoi diventare qualcosa di diverso che uno scrittore siciliano. E questo non è un disvalore, perché lo dicevo di recente, non mi ricordo dove, ma se uno dice di Calvino scrittore ligure, gli attribuisce una diminuzione, no? Essere di Calvino, dire uno scrittore ligure, è quasi relegarlo a una dimensione locale. Se invece dici Pirandello e poi ti serve un sinonimo, dici lo scrittore siciliano senza togliergli niente, anzi. Questo perché la Sicilia è, diciamo, un luogo ad altissima concentrazione di letteratura, in cui tutto il repertorio letterario eterno di terremoti, eruzioni vulcaniche, che so, la mafia naturalmente, siccità, alluvioni, certe volte nello stesso anno alluvioni e siccità. E in Sicilia abbiamo tutto, ci mancava solo la peste, che è un altro topos letterario classico, e adesso col Covid abbiamo avuto anche la peste. E tutto questo è carburante per la letteratura. E secondo me la Sicilia, rispetto ad altri luoghi, non è un caso unico, perché forse anche l'Irlanda, un'altra isola, è un po' così, cioè è un posto dove, se tu racconti la piazza di Racalmuto, non sei provinciale, ma stai parlando al mondo intero, come se fosse una specie di Aleph borghesiano, in cui guardando la fontana della piazza di Racalmuto, lì in quel punto esistono non solo tutte le fontane del mondo, ma l'intero universo, ecco. E una delle caratteristiche dell'isola è quella di esportare molta gioventù, molta intelligenza, no? Sì, perché queste radici che partono dalla Sicilia diventano lunghissime, arrivano fino attraversano gli oceani, e poi raramente però queste persone purtroppo tornano indietro per riportare, no? Sì, magari tornano in vacanza, però non... Questo è un problema che era doloroso fino a qualche tempo fa, è diventato gravissimo adesso che l'emigrazione ha fatto un salto, e non è più un'emigrazione povera. A emigrare negli ultimi anni è la classe dirigente di domani. I miei figli e i figli dei miei amici vivono tutti fuori, sono andati a studiare fuori, nella stragrande maggioranza dei casi non vogliono tornare, non torneranno in Sicilia, perché le opportunità per l'applicazione dell'intelligenza in Sicilia è sempre più ristretta, e sempre più ristretta sarà man mano che la classe dirigente di domani sarà emigrata. Per cui la classe dirigente di oggi, che è scarsa, produrrà una classe dirigente ancora peggiore domani. E questo è un effetto deleterio. Già da molti anni è in corso questa cosa, per cui ci sono presidenti della regione che a me mi sembravano raccapriccianti 20 anni fa, e che adesso, al confronto con gli attuali,
mi sembrano statisti. Cuffaro, tanto per dire, fare un nome, Cuffaro a me oggi mi sembra Churchill in confronto a Schifani. Senti, qua dietro c'è il Caffè Fiorio e al Caffè Fiorio andava a scrivere Tomasi di Lampedusa. Tomasi di Lampedusa, come molti scrittori, aveva un carrettino, perché conosco almeno altri tre posti dove Tomasi di Lampedusa andava a scrivere. Io vado a scrivere qui al Caffè Elena, dove sono accoglienti. Andava Pavese lì. C'era Pavese, c'era Nietzsche e immagino qualche volta anche Lucentini scendeva a scrivere lì. Mi chiedi dello scrivere al bar o no? Ti chiedo, prima hai citato Consoli, hai citato Sciascia, hai citato, no, altri scrittori. Noto, però il gatto, un altro che uno si sente sul collo. Sì, no, quello te lo senti particolarmente sul collo, perché uno degli incubi ricorrenti della mia vita è questo pressing mediatico che tu senti quando fai il mestiere di scrivere in Sicilia, che e vabbè, sì, bello, bellino il tuo romanzo, anzi grazioso è l'aggettivo che si usa in Sicilia, grazioso il tuo romanzo, ma quando è che lo scrivi il, e a questo punto si avvertono le maiuscole, grande romanzo siciliano, il super Gattopardo che è nelle tue corde e tu ancora non l'hai scritto e ti perdi in questi romanzetti? E questo è una cosa che veramente ti fa svegliare nel cuore della notte madido di sudore, che è un aggettivo madido che io ho sempre voluto usare e stanotte, stasera finalmente riesco a usarlo, madido di sudore, pensando ma quando lo scrivo io questo romanzo? Mi sento abbastanza in colpa per non aver ancora affrontato a mani nude questo continente così sfaccettato e farlo entrare tutto a forza dentro un romanzo. Però poi comincia la serie dei caffè mattutini e caffè dopo caffè vado maturando invece una consapevolezza diversa, cioè che la Sicilia, tanto per cominciare, in questi anni non ha sofferto per un difetto di esposizione, un difetto di narrazione. La Sicilia è stata non poco rappresentata, è stata troppo rappresentata. Intanto perché, mi dispiace dirlo nel circolo dei lettori, ma dobbiamo abituarci a pensare alla narrazione come un complesso di cose che comprende anche il cinema, anche la televisione, anche la musica. E la Sicilia è ovunque, mi sembra, è in continuazione rappresentata. Semmai devi dire che è rappresentata sempre nella stessa maniera. Tu, insomma, pure essendo nato in Sicilia, per quanto presto emigrato, papà era nato in Sicilia. Ah, tu non sei nato in Sicilia? Ah, adesso mi alzo e me ne vado, perché pensavo di parlare con un paesano. Ah, tu quindi sei nato qui? Io qua. Ah. Comunque, vedi, anche senza nascerci, la Sicilia comunque è una calamita che ti riporta. E quindi per la Sicilia forse sarebbe il caso di decretare una specie di fermo biologico. Voi sapete come si fa con la pesca? A un certo punto, per fare ricrescere, fare ripascere la fauna marina, si ferma la pesca e si ricomincia dopo qualche mese, in modo che si ricrea il pescabile. E la Sicilia è diventata veramente un palcoscenico di serie TV. Purtroppo la rappresentazione della Sicilia è sempre molto stereotipata. Le donne vestite di nero, l'uomo con la coppola, il funerale di mafia, il vaso di basilico, la musichetta ciuri-ciuri. Insomma, è un luogo comune perpetuo che rifiuta la modernità, quando secondo me la cosa più interessante anche letterariamente della Sicilia di oggi è lo scontro fra le due faglie, la Sicilia più tradizionale e la Sicilia contemporanea. Se voi ci fate caso nei romanzi ambientati in Sicilia e anche nelle serie TV ambientate in Sicilia, non c'è mai il telefonino,
Non c'è mai internet, non c'è mai, quasi mai, diciamo, neanche la televisione. Come se la Sicilia dovesse restare relegata a quel ruolo lì, il posto dove si mangiano cose buone e si racconta moltissimo quello che si mangia e ci si ammazza abbastanza, c'è la mafia e tutto il resto rimane fuori dall'inquadratura. E se tu, come si fa con i bambini, no? Chi è che ha dei figli sa che ai figli da piccoli bisogna raccontargli sempre le stesse storie, sempre nella stessa maniera. E se gli introduci un personaggio diverso nella storia, anche per essere tu narratore, padre, a divertirti un po', a variare le storie, il figlio ti fermerà e dirà no, non c'era. Questo non era così, raccontamelo come me l'hai raccontato ieri. Ora, secondo me, superati i 4 anni, il lettore può anche accettare che esistano delle varianti. E ricondurre la Sicilia sempre agli stessi stereotipi, secondo me, non fa un servizio utile alla stessa Sicilia. Non la mette davanti a uno specchio realistico dove la Sicilia possa specchiarsi ed eventualmente prendere in considerazione l'idea di cambiare una volta per tutte. Tu anni fa hai scritto un libro intitolato Palermo una cipolla. Perché appunto c'era questa idea, no, dei tanti strati di quella città. Ce n'è uno a cui tu sei particolarmente legato? Degli strati. Guarda, l'idea è di affezionarsi un po' a tutti gli strati, allo strato che ti interessa, a seconda se devi fare il soffritto, se devi metterlo nell'insalata, e di questi strati poi, diciamo, la preparazione è diversa. La cosa, secondo me, fondamentale è che della cipolla non devi aspettarti un nucleo. Non c'è un nocciolo nella cipolla. La cipolla è qualcosa che tu vai sfogliando e poi alla fine non ti resta niente se arrivi fino in fondo. E questo perché mi fa piacere, riportare ai minimi termini le aspettative rispetto alla Sicilia. Noi siciliani crediamo di essere molto complicati, vogliamo arrivare a un nucleo essenziale di noi stessi, nella nostra terra, nella nostra città, e sapere che invece non c'è e che devi accontentarti di uno stato intermedio della cipolla ti aiuta, come dire, a vivere meglio, non avere soverchie aspettative rispetto a quello che può offrirti la tua città. L'altro elemento è naturalmente che, essendo una cipolla, mentre stai lì a sfogliarla piangi, perché effettivamente è un posto dove la tragedia è sempre in agguato. Una casa editrice può far parte dell'identità di un luogo? Penso alla Sellerio, no? Cioè, noi una delle cose che ci, se pensiamo alla Sicilia, pensiamo anche sempre, grazie a tanti autori che hanno pubblicato con... Ma adesso voglio dire subito, per scansare ogni obiezione, che Sellerio è il mio editore, quindi posso soltanto parlarne bene. Non solo Sellerio, ma se voi andate a guardare tutti il marchio, è Sellerio editore Palermo, cioè è doppiamente sottolineato. Fa parte naturalmente del panorama ed è un elemento caratteristico Sellerio, però visto da Palermo, Sellerio non si fa coinvolgere moltissimo e secondo me fa anche bene, perché uno si immaginerebbe che Sellerio ha un impatto con Torino, così come c'è con Palermo, così come Einaudi ce l'ha con Torino. Invece non è così, perché pubblica libri siciliani sì, ma non si mescola moltissimo all'habitat palermitano. Sì, si è lasciato coinvolgere in un festival letterario che adesso ha preso piede, però, come dire, si rende conto che non può lasciarsi invischiare più di tanto. Anche la scelta di pubblicare diversi scrittori siciliani è un rischio, perché
io stesso sono arrivato a Sellerio dove avrei fatto un giro che è passato da Garzanti, Feltrinelli, Mondadori, La Terza. Quando sono arrivato a Sellerio avevo, io spero, scongiurato il sospetto di essere quello che i francesi chiamano enfant du pays, cioè qualcuno che viene pubblicato perché è imparentato, probabilmente fa parte della famiglia siciliana. E Sellerio comunque è un totem ben piantato al centro della città. Per sua fortuna, rispetto a qualsiasi altra istituzione culturale, può fare a meno di quella cosa orrenda che è, specialmente in Sicilia, la committenza pubblica. Perché qualsiasi cosa vuoi fare, un festival o aprire un centro, un circolo dei lettori come questo, purtroppo a Palermo devi sottostare ai finanziamenti pubblici, che sono molto labili, sempre precari, sempre ritardati. Insomma, è qualche cosa che io ho fatto, e qui c'è Filippo Fonsatti che sa quanto io l'abbia fatto con passione, ma come diceva Foster Wallace, è stata un'esperienza molto divertente che non ripeterò mai più. Roberto si riferisce a quando era direttore del Teatro Stabile di Palermo. Quello che si chiamava Teatro Stabile. Sono stati 5 anni e sono molto orgoglioso di avere vissuto, e ancora più orgoglioso sono il fatto di essere sopravvissuto a questa esperienza, perché a un certo punto un amico mi fece notare: ma perché ti sfarfalla quest'occhio? A un certo punto, ed era lo stress, io non mi rendevo conto, ma ero estremamente stressato. Fra l'altro ero in una situazione come la rana di Chomsky, cioè mi trovavo immerso in questa pentola che era andata a ebollizione molto lentamente, per cui non mi ero reso conto di essere stressatissimo. La mia vita era veramente brutta, una brutta vita in cui il telefono non smetteva mai di squillare. Io per mio carattere mi sono adattato a farlo, perché mi piaceva la sfida, mi piaceva anche l'idea che, dopo avere tanto scritto sui giornali di politica culturale, mi sporcavo le mani e la facevo un pochino io. Ed effettivamente è una cosa molto diversa, che mi ha fatto bene. Dopodiché ho toccato con mano che cosa significa avere a che fare col potere, che è una cosa notevole, e che misuri su te stesso. Lascia stare i rapporti col sindaco, col presidente della regione. E io stesso mi rendevo conto che mi trasformavo e non potevo non essere diverso. Se abbiamo un minuto, ti racconto un episodio che ti fa capire come è impossibile essere se stessi, essere autentici. C'è un attore molto bravo che io conosco da moltissimo tempo, che aveva fatto diverse cose mie negli anni passati, che viene a propormi uno spettacolo, e io vedo subito che lui è un po' rigido, e allora cerco di metterlo al massimo dell'agio. Lo faccio sedere, ci sdraiamo per terra quasi in segno di familiarità, scherziamo. E lui però continua a essere rigido, finché io faccio una battuta, come gliene avevo fatte centinaia nell'arco della nostra amicizia, e lui si rigidisce ancora di più, si offende. E io dico: ma con che ti offendi? Abbiamo sempre scherzato così. E insomma, per farla breve, i rapporti si guastano. E dopo un poco, io riflettendo, ci ho pensato che aveva ragione lui, perché lo stesso scherzo che io gli facevo ad altezza uguale, nel momento in cui io ero direttore, andava dall'alto verso il basso ed era pesante. Allora qual era l'alternativa? Irrigidirmi e fare la parte del direttore che parla con uno che gli viene a fare una proposta? Allora sono veramente stronzo. E quindi come potevo comportarmi? Non c'è modo di sfuggire alle distorsioni del potere. È qualche cosa di irrimediabile. E intorno al potere, come nei buchi neri, si distorce la realtà, non è più quella, ma è qualcosa di diverso. Tu stesso sei qualcosa di veramente diverso. Ma il discorso, diciamo, è lungo e forse non mi interessa nemmeno, diciamo, visto che il tema è le radici. Prima hai accennato a Pirandello, no?
è uno delle... Sul programma hai visto, no? C'è un riferimento all'uno, nessuno e 100.000. Sì. A proposito di identità e di sfaccettature. Tempo c'è. Sì. No, non so se... questa storia è la storia del funerale di Pirandello. Dei funerali di Pirandello. Non so se la conoscete. Nessuno ha sentito parlare di quello che è successo al corpo di Pirandello dopo morto. Cioè uno, se vuole andare via, può andare via perché ci porterà via un po' di tempo. Dunque, Pirandello morì nel... che cos'era? Lui prese il Nobel nel... Nel 21? No. No, dopo. Dopo. Dopo, credo 20... che vinse nel 26. 26. E poi, vabbè, insomma, è morto Pirandello, non so se lo sapevate, è morto. A un certo punto è morto. Lasciando quel testamento che tutti a scuola abbiamo studiato, che era voglio essere sepolto, voglio essere cremato, anzi prima messo in una bara di legno, povero, voglio essere cremato, il funerale di terza classe e le ceneri sparse nelle campagne del caos dove nacqui e anche nudo, ecco. Di tutto questo non fu fatto niente tranne la cremazione, perché il primo funerale, l'unico normale, fu il funerale che il fascismo gli tributò, che essendo lui aveva aderito al fascismo, aveva vinto il premio Nobel, aveva dato lustro alla patria, quindi si fece un gran funerale solenne a Roma che terminò con la deposizione delle ceneri al cimitero del Verano. Le ceneri erano state messe in un'urna greca del V secolo che apparteneva alla famiglia Pirandello. E queste ceneri rimasero fino al primo dopoguerra al Verano, finché da Agrigento partì una istanza per metà democristiana, per metà massonica, capitanata dal sindaco democristiano e da un gruppo giovanile. Quando Camilleri racconta questa storia ci si mette, perché Camilleri non lo sapeva, aveva la tendenza a infilarsi nelle storie che raccontava. Lui era sempre, giocava da bambino nella spiaggia di Marsala quando arrivarono questi 1000 di Garibaldi, gli chiese scusi per Calatafimi, e il giovane Camilleri gli indicava dove era Calatafimi. E poi quando sbarcarono gli americani lui era pure lì in spiaggia, e quando si creò questa cosa Camilleri si mette nel comitato. Però i tempi ci sono, quindi può essere che anche vero. E insomma bisognava riportare le ceneri di Pirandello nella sua patria. E si organizzò un movimento che si sensibilizzò De Gasperi, che incaricò un suo segretario, che la storia non dice, è una storia tutta vera, raccontata dal protagonista, che adesso vi dirò chi è, un suo segretario che forse era Andreotti, che a quell'epoca era uno dei segretari più attivi di De Gasperi. E visto e considerato che con le cose di Sicilia Andreotti ebbe anche in seguito un certo da fare, Andreotti o chi per lui si incaricò di organizzare un volo speciale dell'aviazione americana che doveva portare queste ceneri in Sicilia. Fu incaricato del trasporto Gaspare Ambrosini, che era il primo presidente della Corte Costituzionale, prima ancora membro dell'Assemblea Costituente, era di Favara, provincia di Agrigento, quindi pirandelliano di stretta osservanza. Si prese carico di quest'urna greca, la fece mettere in una cassa di legno con un'imbottitura che non la facesse muovere troppo, e si presentò all'aeroporto di Guidonia, che era l'unico aeroporto disponibile perché Fiumicino ancora non era stato costruito, Ciampino era stato bombardato e l'unico aeroporto efficiente nei dintorni di Roma era Guidonia. C'è un aereo americano che aspetta, lui presenta le sue credenziali, lo fanno salire e spuntano dai dintorni una decina di persone che risultano essere tutti siciliani che, avendo saputo che c'era questo volo speciale per la Sicilia, chiedevano se era possibile salire a bordo e approfittare del passaggio.
Siccome l'aereo era grande, lo spazio c'era, gli americani, i due piloti americani non avevano niente in contrario, si fanno sedere queste 10 persone. E l'aereo comincia a riscaldare i motori e a bordo si comincia a discutere. Ma che cosa trasportate con questo volo speciale? Cosa c'è in questa casa di così importante? E Ambrosini dice, c'è le ceneri di Pirandello. Qui bisogna immaginare un certo silenzio che si sviluppa a bordo, perché intanto pensate che cosa era viaggiare su un aereo, diciamo, non certo di linea, un aereo militare, scomodo, in quei tempi in cui probabilmente per tutti quelli che erano sull'aereo era la prima volta che si saliva a bordo di un aeroplano, e viaggiare con un morto. Adesso non so se qui a Torino l'idea di viaggiare col morto vi fa impressione, però per un siciliano, ancora oggi, quando si sa che a bordo c'è un morto, un certo effetto ti fa. E difatti il primo a parlare fu un personaggio, un passeggero che disse, ah Pirandello, mi ricordo che nel suo testamento aveva scritto, vorrei che le mie ceneri fossero sparse nell'aria, non vorrei che proprio oggi, per cause accidentali. Attenzione, tutto questo viene raccontato da Gaspare Ambrosini in persona, non mi sto inventando niente. Per cause accidentali si avverasse il suo desiderio. Altro lungo silenzio, fin quando uno dei passeggeri, un altro passeggero, dice, alza la mano e dice, così, se non vi dispiace io scenderei. E allora Ambrosini chiede ai piloti di fermare l'operazione di decollo e scende questo passeggero, e appresso a lui, se erano 10, ne scendono altri 8, restano soltanto Ambrosini, il passeggero che aveva parlato incautamente, e Pirandello, per quello che ne restava. A questo punto succede che i piloti si informano con Ambrosini, ma che succede? Questi prima salgono, poi scendono. E Ambrosini spiega che gente ignorante, meridionali, superstiziosi, che all'idea di dover viaggiare con un morto a bordo hanno preferito trovare un'altra soluzione. A questo punto lo stesso Ambrosini non ha certezze, non afferma nulla. Quello che successe è che i due piloti americani, quindi, o forse italo-americani, chissà, dissero che c'era un guasto e che l'aereo non era più in grado di volare. Ambrosini protestò dicendo, ma come, un minuto fa stavamo decollando, adesso non si può più partire. E questo fu uno dei funerali, uno dei 4 funerali che andò a monte. L'aereo non partì più. Ambrosini tornò a casa portandosi dietro la cassa con le ceneri, cercò tramite l'Andreotti di risolvere il problema, ma non si trovò un altro volo disponibile nei giorni successivi. Allora ripiegò sul treno, e questo è il terzo funerale. Sul treno lui salì, mise la cassa nel posto dove si mettono i bagagli più ingombranti e andò nel suo scompartimento. Era un viaggio, immaginatevi, da Roma in Sicilia, che durava più di 24 ore, lunghissimo, in pieno inverno, era febbraio se non ricordo male. Si addormentò, dopo un po', dice che erano arrivati a Salerno più o meno, ebbe bisogno di andare in bagno, si avvolse in una coperta e mentre andava in bagno diede un'occhiata alla cassa, che ne era completamente scomparsa. Qualcuno aveva rubato le ceneri di Pirandello. E allora lui già si vedeva proiettato nella storia come quello che aveva perso le ceneri del premio Nobel per la letteratura, e però non si diede per vinto e cominciò ad aprire tutti gli scompartimenti del treno, cercando chi, perché deve essere ancora qua a bordo, non può essere scomparso. In tutti gli scompartimenti stavano dormendo, lo maledicevano, perché però lui controllava, non era una cassa fra l'altro che tanto piccola. Dopo il terzo, quarto scompartimento, al quinto, fate conto, apre e effettivamente non stanno dormendo.
In quello scompartimento ci sono quattro siciliani che fanno quello che quattro siciliani fanno normalmente, quattro maschi siciliani fanno quando hanno finito di parlare di calcio o di donne. Cosa fanno? Giocano a carte. E come si fa a giocare a carte in uno scompartimento di treno che non c'è un ripiano? Avete capito che cosa era successo? Cioè, avevano escogitato questa cosa, visto che c'è una cassa di legno, noi la usiamo come tavolino. Ambrosini a questo punto manda a monte la partita, viene inseguito da... Lui racconta anche il dialogo con questi quattro, che lui descrive molto capelluti, e si prende la cassa e fa tutto il resto del viaggio, fino in Sicilia con questa cassa sulle ginocchia per essere sicuro di non prendersi altri spaventi. Viaggio che continua, lunghissimo, passa lo stretto, arriva ad Aragona, che è a pochi chilometri da Agrigento, approfitta di una sosta del treno e chiede al capostazione di fare una telefonata al sindaco di Agrigento, che nel frattempo aveva organizzato i funerali solenni. Immaginatevi Pirandello che torna ad Agrigento, quello che doveva essere. E il sindaco di Agrigento gli dice: sì, tutto a posto, però se puoi perdere ancora un po' di tempo, perdilo, perché qui è sorto qualche problema. Che cosa era successo? Che il vescovo di Agrigento, Monsignor Peruzzo, aveva naturalmente avallato tutto il progetto di rientro delle ceneri, aveva scoperto che Pirandello era stato cremato. E allora si era irrigidito e ha detto: no, io non posso dare la mia benedizione alle ceneri. E questo, capite, che sconvolgeva completamente i piani del sindaco, perché non si può dare un funerale senza la benedizione del vescovo. E parte una trattativa che si risolve alla maniera, diciamo così, che spesso contraddistingue le cose della Chiesa Cattolica, cioè con un compromesso. Lo stesso Peruzzo dice: vabbè, facciamo così, voi le ceneri mettetele in una bara, io benedico la bara, non lo voglio sapere quello che c'è dentro. L'apparenza così è salva e si può procedere. Nella concitazione del momento però non si trova una bara grande, si trova una bara bianca, piccola, da bambino. E allora immaginatevi la scena del treno che arriva alla stazione di Agrigento. La banda musicale attacca a suonare, però naturalmente non si può scendere perché deve scendere già la confezione fatta, no? Allora salgono da dietro i necrofori che prendono l'urna, sempre fuori la banda che suona, prendono l'urna, la mettono dentro la bara, la sconfezionano dalla cassa, la mettono nella bara, la avvolgono, racconta Ambrosini, in una camera d'aria di bicicletta, perché e la gonfiano, perché così fa spessore e non si muove, e finalmente possono partire con la banda, fanno questo funerale solenne, e c'è la testimonianza di Leonardo Sciascia, che era presente a questo funerale solenne, e dice che il popolo di Agrigento era molto felice di questo rientro delle ceneri. L'unica cosa, dice Sciascia, si chiedevano come facesse un così grand'uomo a entrare in una bara così piccola. E comunque il funerale va finalmente a conclusione con il trasporto dell'urna alla casa natale di Pirandello, in Contrada Caos, dove ancora oggi c'è una specie di casa museo. Però il problema è, siamo nel 47, che per la sepoltura definitiva bisognava aspettare un monumento. Vedi che non ci arrivavamo, 5 minuti, vabbè, e sta finendo. E bisognava aspettare il monumento che ancora oggi contiene le ceneri di Pirandello, che fu fatto dallo scultore Mazzacurati, che scalpellò una grossa pietra e creò dietro una nicchia dove furono poi collocate le ceneri in maniera definitiva. Per fare quest'ultimo tratto di 50 metri, nel 62 finalmente,
quando tutto fu pronto, il Calogero Zirretta, che era il bibliotecario di Agrigento, fu incaricato di fare la traslazione delle ceneri dall'urna greca, dove erano state per tutti questi anni, a un'urna d'alluminio, che era quella che poi fu incastonata nel monumento. Si presentò lì di buon mattino, mise un giornale sotto per non perdere niente e mise a destra l'urna, a sinistra l'urna greca di partenza e a destra quella d'alluminio, che era leggermente più piccola. Questa informazione salvatela nel vostro desktop mentale. E cominciò con un coppino o qualche cosa a riversare le ceneri nell'urna di destinazione, fin quando la colmò e gli restavano, fai conto, 2-3 etti di premio Nobel per la letteratura di cui non sapeva cosa fare. E allora lui fece una cosa molto bella e poetica, secondo me. Siccome era ancora mattina, non c'era nessuno, mise il resto delle ceneri sul giornale che aveva con sé, andò nel giardino e le sparse. Quindi, diciamo, almeno in percentuale, le ceneri di Pirandello furono sparse in Contrada Caos. Dopodiché, finalmente, arrivò un'autorità, si fece quest'ultima cerimonia e le ceneri sono ancora lì. L'ultimissimo dettaglio, negli anni 90 il direttore della Casa Museo di Pirandello, alla luce delle scoperte scientifiche, decise di far analizzare le ceneri di Pirandello e fargli l'esame del DNA. E risultò che queste ceneri, basandosi poi sul DNA dei suoi eredi, queste ceneri erano di Pirandello soltanto in minima parte. Perché che cosa succede nei forni crematori normalmente? Questo è giusto, lo sappiamo tutti, più o meno tutti finiremo là. Poi ti consegnano al 25% le ceneri del tuo congiunto e poi c'è un altro 25% del cremato precedente e un 10% del precedente ancora e un 5%, eccetera. Per cui la conclusione qual è? Che anche in articulo mortis per Pirandello vale l'uno, nessuno e 100.000. Grazie. Roberto Laimo, grazie Roberto, grazie a tutti voi.